Insomma, estate che non molla, temperature che sono nettamente al di sopra della media. Basti pensare che a Modena, per esempio, quindi rimaniamo a casa di Luca, ecco, la media di settembre è stata di 24,3 gradi, mentre nella normalità sarebbe dovuta essere pari a 20 gradi. Quindi, insomma, esatto. Ci troviamo un po' troppo al di sopra. L'eccezionalità di questo dato ce la dice una cosa, non solo il valore numerico, non solo il fatto che è stato il settembre più caldo di sempre e che ha superato il settembre 87, che io stesso vidi un po' come mio primo evento estremo, evento record, ma per dare un'idea, Modena, ma ci sono conferme anche da altre realtà, che è stato il settembre più caldo, almeno nel nord Italia e anche sulle Alpi, in queste condizioni ha avuto delle condizioni di temperatura media che sarebbero tipiche di Palermo, quindi un po' come se le città, a causa dei cambiamenti climatici o in queste situazioni di eventi estremi, avessero dei climi radicalmente diversi, ma anche più estremi, tra l'altro, perché sono stati anche degli episodi brevi, ma piuttosto marcati, di freddo e anche di maltempo in questo mese qua. Esatto, c'è un po' da capire se queste temperature, queste anomalie fanno parte di quella che è la variabilità che caratterizza la meteorologia, oppure se stiamo già entrando nella definizione di cambiamento climatico vero e proprio, quindi su scala temporale un po' più estesa. Ma sì, naturalmente nell'87 la prudenza era molta ed era d'obbligo, è d'obbligo anche adesso nella scienza, si vede anche nella scoperta dei neutrini che andrebbero più veloci della luce. Però le conferme che continuano ad arrivare, i nuovi modelli climatici cominciano già a dirci qualche cosa, ci cominciano a dire che senza i cambiamenti climatici eventi come questi non ci sarebbero stati, o perlomeno, siccome le temperature medie si sono alzate, quando ci sono degli eventi estremi sono più caldi del passato. Quindi abbiamo già un segnale. Tra l'altro confonde una cosa, a Lugano i colleghi svizzeri, Lugano ha segnato la temperatura record di settembre, e i colleghi del servizio meteorologico svizzero ci dicono che in Svizzera settembre è stato caldo, siccitoso e incredibile nevoso, il più nevoso degli ultimi 30 anni. Sembra un po' una corsa di record. Una cosa strana, però una cosa che io ho un giochino, se vuoi lo facciamo, con dei dadi che ci spiega perché poi ci confondiamo fra questi periodi freddi e periodi caldi, vediamolo insieme. Cioè, sono due dadi. Cosa ci hai preparato? Ecco, vediamo, questo dado è il clima che non era cambiato, quindi rappresentano le facce, le possibilità di avere, non i numeri, di avere invece un anno caldo, in rosso, un anno freddo, o una stagione fredda, o una giornata fredda, e invece abbiamo due facce normali, diciamo così, una fresca e una calda, e cominciamo a lanciarlo, vedi, ho capitato un anno caldo, e allora sembra che ci sia il clima e il riscaldamento, un anno tiepido, e diciamo, va, è un po' strano, un anno normale, e naturalmente se lo lanciamo 100 volte, adesso è venuto di nuovo l'anno caldo, ma prevalgono, se il dado non è truccato, prevalgono le facce normali. Il dado dei cambiamenti climatici è un dado truccato. Un dado non toccato dagli scienziati, ma dallo spostamento della media e anche della deviazione standard. Che cosa succede? Semplificando molto le cose, il dado del futuro del clima avrà soltanto una faccia normale, diventeranno due le facce calde, una faccia nera, cioè un anno, una stagione o una giornata. Sono cambiati gli equilibri, insomma. Esatto, e rimane una faccia fredda e una estrema, metà calda, metà fredda. E allora lanciandolo c'è un anno normale. C'è un anno molto caldo, mettiamo l'estate del 2003 o questo settembre, poi c'è di nuovo un anno normale, poi c'è un anno a metà, però non mi è mai venuto la faccia rossa, ecco, è venuta proprio adesso. Se lo lanciamo a lungo prevalgono naturalmente le facce rosse con qualche faccia nera. Tra l'altro sempre in Svizzera, in questi giorni c'è stato un importante convegno al Politecnico di Zurigo, hanno presentato i nuovi scenari sui nuovi modelli dei cambiamenti climatici, e fra i dati che vengono messi in evidenza è che se si dimezzeranno le emissioni nel 2050, ed è una cosa auspicabile, comunque ci sarà un riscaldamento fino a 1,8 gradi andare da qui al 2100 rispetto al 2000. E quindi un segnale fra cui sul clima c'è da lavorare per ridurre le emissioni ma anche per adattarci. Però se non riduciamo le emissioni, ahimè, le facce rosse diventerebbero ancora di più, perché il riscaldamento arriverebbe anche fino a 4 gradi, quindi è un discorso che potremmo approfondire.